Con fatturazione elettronica di Aruba puoi gestire i movimenti di cassa generati da rate incassate o pagate, corrispettivi o inserirli manualmente. Li troverai raggruppati sulla sezione Prima nota all'interno del menu Incassi e pagamenti. Ricorda però che questo menu sarà visibile solo se hai acquistato il modulo aggiuntivo Incassi e pagamenti. Ti spiego tutti i dettagli. In colonna trovi i campi che identificano uno specifico movimento di cassa, ad esempio data, cliente, fornitore o descrizione. Se lo desideri, puoi rimuovere o aggiungere un filtro da vista colonne. In alto hai sempre a disposizione il saldo, cioè la somma di tutte le entrate ed uscite per l'anno selezionato. Di colore verde se maggiore di 0, nero se uguale a 0 e rosso se a importo negativo. Il saldo si aggiorna sulla base dei filtri che imposti, come il cliente o la banca. Potrai facilmente riconoscere la tipologia di movimento da gestire in base alla categoria che è associata. Le categorie sono visibili scorrendo la pagina. Ne troverai 4 di sistema: saldo, fattura, corrispettivo e giroconto. Ma potrai anche inserire una nuova categoria. Ti basterà digitare una descrizione e scegliere l'etichetta. Potrai modificare o eliminare solo le categorie che hai creato. Se il movimento in elenco ha associato la categoria fattura e sul campo descrizione riporta il numero della fattura e la rata a cui è associato il pagamento, si tratta di un movimento automatico, derivante da rate segnate come incassate e pagate. Le rate incassate generano movimenti in entrata, quelle pagate generano movimenti in uscita. Clicca su un movimento automatico, vedrai evidenziata con riquadro azzurro la rata che lo ha generato e potrai gestirla dal menu Azioni. Ricorda però che su Prima nota non sono presenti rate che non hanno generato un movimento di cassa, come ad esempio in stato non pagata, non incassata, scaduta o stornata. Quindi, se cambi lo stato di una rata incassata o pagata, sparirà da Prima nota. Puoi indicare questi movimenti come riconciliati, ma non puoi eliminarli. I movimenti manuali sarai tu ad inserirli e avranno la categoria che desideri. Clicca su Aggiungi nuovo e scegli se si tratta di un movimento in entrata o in uscita. Per i giroconti ti mostrerò più avanti le operazioni da fare. Indica la data e scegli la categoria. Può essere sia di sistema che creata da te. Anche descrizione e importo sono obbligatori. Se digiti anche un cliente e un fornitore, li troverai nelle sezioni Incassi e pagamenti dell'anagrafica di quel cliente. Ora indica se il movimento è riconciliato, scegli la banca e, se ti occorre, un metodo di pagamento. Puoi anche aggiungere allegati prima di salvare. Vuoi inserire più movimenti in entrata o in uscita già eseguiti, così da considerarli nel saldo? Usa Importa. Il file dovrà essere in formato CSV, XLS o XLSX e rispettare determinate caratteristiche. Ad esempio, la prima riga del file dovrà contenere i nomi delle colonne. Scarica il file di esempio per avere un Excel preimpostato e segui i passaggi indicati dal sistema per l'importazione. Ti saranno mostrati gli eventuali errori per ogni voce e potrai modificare o eliminare gli elementi. Potrai modificare, eliminare, duplicare o riconciliare i movimenti manuali che hai inserito. Se modifichi il movimento, potrai variare tutti i dati, ma non la tipologia, in entrata o in uscita. Se lo duplichi, cambierà solo la data, che sarà preselezionata sul giorno di duplicazione. Cliccando su un movimento manuale in elenco, vedrai un riepilogo dei dati. Se aggiungi un giroconto, scegli questa tipologia. Vedrai che la categoria associata sarà sempre giroconto e non puoi cambiarla. Dovrai inserire, oltre alla descrizione e all'importo, anche due banche, perché il giroconto genera sempre due movimenti di prima nota, uno in uscita e uno in entrata. Ora indica se è riconciliato e aggiungi allegati se ti occorre. Dopo il salvataggio potrai modificarlo, eliminarlo o riconciliarlo. Cliccando sul giroconto vedrai un riepilogo dei dati che hai inserito. Puoi eliminare singoli movimenti manuali o giroconti inseriti, o scegliere di eliminare più elementi contemporaneamente. Ti basterà selezionarli per vedere il menu a tendina con la funzione. In entrambi i casi, il sistema ti ricorda che se il movimento è stato riconciliato, verrà eliminata anche la riconciliazione associata. Se il movimento in elenco ha associato la categoria corrispettivo, vuol dire che è un movimento manuale generato da un corrispettivo. Non potrai modificare, eliminare o duplicare questi movimenti dal menu Prima nota, ma potrai farlo dalla sezione Corrispettivi.
L'unica operazione visibile dal pulsante Azioni è Riconcilia. Se clicchi su quel movimento, vedrai il riepilogo. Per riconciliare più movimenti automatici, manuali, giroconti o corrispettivi presenti in prima nota, selezionali, quindi scegli Riconcilia da Azioni. I movimenti già riconciliati sono riconoscibili dall'icona in corrispondenza della colonna Uscite. Puoi indicarli come non riconciliati scegliendo Annulla riconcilia.